Salve a tutti da Tiziano Mani in Pasta. Oggi realizziamo il misto toast. Il misto toast è un preparato di ortaggi e verdure e ottimo da condire panini, puccette salentine, le frise pugliesi e bruschette. E chi più ne ha più ne metta. Ma iniziamo subito con questa ricetta. Innanzitutto munitevi di un mix e poi iniziamo a mettere tutti gli ortaggi. Oggi in questo caso sto mettendo tutti ortaggi. Allora, innanzitutto, come potete vedere, io qua ho 300 g di pomodori. I pomodori ho preferito tagliarli io a mano a pezzettini piccolissimi, in modo, cioè praticamente il pomodoro rilascia troppa acqua. Una volta che noi andiamo a frullarlo, diventa una polpa di pomodoro, una passata, quindi non va bene. Quindi tagliatelo a pezzettini. Sono 300 g e li vado ad inserire in una ciotola più grande. Stessa cosa per le olive. Queste sono delle olive verdi, ma potete mettere anche quelle nere, denocciolate, e le ho tagliate a pezzettini e sono 100 grammi. Idem per la cipolla. In questo caso io sto mettendo cipolla rossa ed è 50 grammi di cipolla rossa, come potete vedere, a pezzettini. Immaginate voi nel mix la cipolla, acqua, diventa proprio acqua. Quindi la andiamo ad inserire. E ora è arrivato il momento di frullare, in questo caso i peperoni. Guardate qua, sono 1 chilo di peperoni, li ho pesati da puliti e sono peperoni gialli, rossi e verdi. Io che faccio? Apro il coperchio del nostro mix e lo vado a versare all'interno. Se avete a disposizione un mix piccolo, potete fare in un paio di volte. Quindi io invece in questo caso è grande e lo metto tutto in una volta. Quindi andiamo a frullare. Mi raccomando, frullate a intermittenza, così nel momento in cui vedete che la parte sottostante si è frullata abbastanza e la parte di sopra non è frullata, che fate? Aprite togliete il coperchio, con una spatola andate a sistemare bene e poi andate a frullare ancora. Allora, dovete frullare con la grandezza che piace a voi, mi raccomando. Quindi io vado a frullare. Ed ecco qua, adesso verso i peperoni tritati e misti nella ciotola. Ok, a questo punto andiamo ad inserire 300 g di carote. Come potete vedere, queste sono lavate e tagliate a pezzettini. Mettiamo 300 g di carote, poi in questa ciotola ho della menta fresca. La menta fresca è a vostro piacere. Noi in Puglia usiamo tantissimo la menta nelle conserve. Voi potete mettere anche del prezzemolo e poi ci sono due spicchi d'aglio, li vado ad inserire all'interno. Ora chiudo con coperchio e comincio a frullare. Quando vedo che ho già frullato un po', vado ad inserire le zucchine e queste sono anche 300 grammi. Frullo. Ok, arrivati a questa grandezza, inserisco i 300 grammi di zucchine, chiudo con coperchio e vado nuovamente a frullare fino ad ottenere il composto esattamente come i peperoni. Ed ecco qui, vado a versare nel composto. E a questo punto, con un bel cucchiaio, andiamo a mescolare tutta questa meraviglia. Ora vado ad inserire 20 g di sale, ma se il vostro gusto, non è di vostro gusto, potete aggiungere o diminuire di sale. Vado ad inserirlo e andiamo a mescolare per bene. E ora inseriamo mezzo litro di aceto di vino bianco, quindi andiamo a mescolare. Come potete vedere, deve stare proprio sommerso nell'aceto. Poi tenete conto che tutti questi ortaggi rilasceranno la loro acqua. Naturalmente potete cambiare, potete sostituire ortaggi, quello che io vi do l'input e poi voi potete sostituire a vostro piacimento i vostri ortaggi. Ok, a questo punto che fate? Coprite con pellicola, con coperchio, con un canovaccio, l'importante è che non si bagni, e lo lasciate macerare così per 24 ore. Nell'arco delle 24 ore andate ogni tanto a mescolare, anche perché all'inizio, come potete vedere, fa vedere Lorena, gli ortaggi stanno ancora all'esterno. Man mano che rilascerà la loro acqua, si abbasseranno gli ortaggi e dovranno essere sommersi. Quindi ogni tanto andate a mescolare. Noi ci vediamo per continuare questa meravigliosa ricetta tra 24 ore.
E dopo 24 ore, guardate qua quanta acqua di vegetazione. Allora, io ho qua una ciotola, come potete vedere, con uno scolapasta e un canovaccio. Ora, delicatamente, vado a versare all'interno tutto il composto. E quindi a questo punto che faccio? Metto un piattino, premo e voi immaginerete già, guardate, sotto c'è l'acqua di vegetazione che è caduta. Ma siccome noi dobbiamo farla cadere proprio tutta, che facciamo adesso? Mettiamo un peso, una pentola piena d'acqua, come potete vedere, e lo lasciamo così per 5-6 ore. Dopodiché togliamo tutto e invasiamo, naturalmente con olio d'oliva. Noi ci vediamo dopo! E trascorso il tempo, guardate qua che meraviglia. Ho buttato via il liquido che abbiamo estratto, ho rovesciato dal scolapasta, l'ho rovesciato nella ciotola e adesso che facciamo? Andiamo a mettere innanzitutto mezzo litro di olio di oliva. Mi raccomando, un suggerimento, non mettete olio di semi perché questo non è come quando facciamo gli altri sott'olio o sottaceti, no? Che magari si prende il carciofo, si prende la melanzana e l'olio rimane giù. Questo invece lo dobbiamo mangiare insieme al composto, quindi è bene mettere un buon olio. In questo caso noi mettiamo olio di oliva pugliese, proprio doc, fatto da noi, da mio suocero e da mia mamma e da mio papà. Beh, avete notato che quando parlo di queste cose già mi sale l'emozione. Allora, guardate qua. Io vado a mescolare e già è ben condito d'olio, no? Quindi adesso che facciamo? Prendo un vasetto e lo vado a riempire. Quindi andiamo a riempire qua fino all'orlo, qua. Ok, e ora riempiamo d'olio d'oliva. Naturalmente io adesso mi andrò ad invasare tutti gli altri, no? Tutto l'altro composto in altri vasetti più grandi, un po' più piccoli, come ce li abbiamo, come ce li troviamo in casa. Allora, guardate qua. Abbiamo superato il bordo del composto e come vedete si vedono le bollicine, quella è l'aria che fuoriesce. Quindi lasciamo così per 7-8 ore e dopodiché potremmo chiudere. Naturalmente noi ci vediamo all'assaggio e magari con una bella frisella pugliese! Ed eccoci qua, guardate che meraviglia, che colori! E poi non potevamo fare l'assaggio se non con una bella frisella pugliese. Ripeto, è buonissimo dappertutto questo misto toast. Allora, eccolo qua il nostro vasetto, è bellissimo anche da regalare. E allora, dopo 8 ore, io ho chiuso i vasetti, li metto in dispensa. Aspettate almeno una decina di giorni per assaporarli al meglio. Una volta aperto il vostro vasetto, lo mettete in frigo. Mi raccomando, dura anche un mese, però sia ben coperto d'olio, mi raccomando. Non abbiamo aggiunto all'invasettamento, non abbiamo aggiunto né menta né aglio, perché all'interno già c'erano, quindi non c'è bisogno. Basta solamente invasare. E niente, mi rimane soltanto una cosa, l'assaggio. Ed è la cosa più buona di questa ricetta, perché io faccio le ricette, ma come? Pensando sempre al fatidico assaggio. E che assaggio, veramente. Come devo descrivere la natura, la Puglia, in una sola volta, veramente, tutti i sapori, buonissima. Allora, io con questo vi saluto e mi raccomando fatelo perché è strepitoso. Vi do appuntamento al prossimo video, ciao a tutti di cuore, Tiziana, ma ne basta.